in attesa di un altro ospite possiamo iniziare a parlare di comunità energetiche rinnovabili. Devo dire, noi di rinnovabili.it, che siamo da anni in questo mondo, abbiamo percepito questa novità della comunità energetica rinnovabile come la più grande novità di questi mesi. Perché più grande? Perché si profila un'opportunità davvero importante di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare del fotovoltaico attraverso degli strumenti nuovi, completamente nuovi. Qual era il limite più importante che la diffusione del fotovoltaico ha trovato? La disponibilità di location, probabilmente, e diciamo l'incongruenza fra chi poteva produrre e chi poteva poi utilizzare questa energia prodotta da fonte rinnovabile e da fotovoltaico. Ebbene, la soluzione delle comunità energetiche rinnovabili hanno risolto completamente questo problema, perché consentono di unire i produttori e gli utilizzatori dell'energia fotovoltaica in un'unica realtà e quindi creare una sinergia sociale che oggi sta davvero distribuendosi in modo direi esponenziale su tutto il territorio italiano. Però, siccome tutti ci chiedono delle informazioni molto dettagliate su come realizzare una comunità energetica rinnovabile, abbiamo pensato di chiamare qui da noi il presidente della più grande comunità energetica rinnovabile. Pensate, si trova in Friuli, adesso ci racconterà come sono nati e come si fa a realizzare una comunità energetica rinnovabili, ma la loro non solo è in assoluto la seconda nata in Italia, ma è quella che è più avanzata come livello di realizzazione ed è quella più grande. Comprende 15 comuni e 50.000 persone, cioè 50.000 persone sono servite da questa unica comunità energetica rinnovabili che si trova in Friuli. E allora partirei chiedendo al presidente Bottoni come è nata la vostra comunità energetica rinnovabili, su quali basi sociali, poi scenderemo di scala per dare dei contributi tecnici e dare a tutti alcune indicazioni su come formare una comunità energetica rinnovabili. Presidente. Allora, grazie di queste domande, grazie dell'attenzione che ci date. Voglio fare una piccola premessa per dire chi siamo noi. Ci chiamiamo Comunità Collinare del Friuli e siamo un insieme di 16 comuni, perché nel frattempo si è aggiunto il 16esimo, che coinvolgono 54.000 abitanti, e siamo un ente di secondo livello, cioè un ente che viene eletto direttamente dai sindaci e fornisce ai sindaci e ai comuni servizi e sviluppo. La comunità collinare esiste da 56 anni, quindi lavoriamo insieme da 56 anni, e circa 3 anni fa ci siamo così imbattuti nel progetto delle comunità energetiche, quando ancora di comunità energetiche non se ne parlava e non si sapeva che cos'era. Però il comune di San Daniele, che doveva realizzare un impianto fotovoltaico su un suo edificio, su una scuola, è stato attratto da questo nuovo concetto di comunità energetica e questo concetto lo ha diffuso sul territorio, e la comunità collinare, che fornisce i servizi ai comuni, è partita innanzitutto a studiare che cos'è la comunità energetica, e non lo si sapeva bene, a immaginare un progetto di territorio che coinvolga tutti i comuni che ne fanno parte e a cominciare a studiare ad un progetto di gestione e di sviluppo. Il primo punto era reperire le risorse e che tipo di risorse. La Regione Friuli Venezia Giulia si è dimostrata molto sensibile ed è molto sensibile nella politica della sostenibilità e delle rinnovabili, e già un paio di anni fa ci ha attribuito
un grosso finanziamento di 5 milioni e 400 mila euro, con il quale noi abbiamo immaginato la realizzazione di circa una cinquantina di impianti dislocati sui comuni che fanno parte della comunità collinare. Essendo fondi pubblici, questi impianti vengono dislocati e installati su edifici pubblici, quindi può essere la casa comunale, può essere la scuola, la palestra, eccetera. E da qui siamo partiti ed abbiamo immaginato questo progetto che è partito con molte incognite, con molte difficoltà, adesso si comincia a realizzare, si comincia a vedere, si comincia a toccare con mano. Presidente, ti interrompo un attimo per rispondere a delle richieste che ci arrivano tutti i giorni in redazione, e cioè come si fa una comunità energetica. Allora, è una cosa semplicissima, è un'associazione tra liberi soggetti, sì. Tu sei anche avvocato, per cui puoi sicuramente spiegarla meglio di me, ma la vera potenzialità della comunità energetica rinnovabile è che i soggetti che possano associarsi sono di qualsiasi tipologia sociale, quindi possono essere cittadini, condomini, ma anche aziende di produzione, quindi fabbriche, possono essere negozi e quindi grandi centri commerciali, istituti religiosi e addirittura amministrazioni pubbliche. Oggi qualsiasi soggetto sociale può unirsi in un'associazione di tipo della comunità energetica rinnovabile. Esattamente, l'innovazione della comunità energetica rinnovabile è quella che essa stessa richiede la creazione di un soggetto giuridico di diritto privato, che può essere un'associazione non riconosciuta e, in base alle ultime orientamenti legislativi e normativi, anche una società mutualistica, cioè una cooperativa. I soggetti, presumibilmente nel futuro e con lo sviluppo delle comunità energetiche, aumenteranno le possibilità gestionali, perché quando questo fenomeno diventerà rilevante a livello nazionale ci saranno più scelte, magari scelte anche di soggetti giuridici con una complicazione superiore, ma anche con possibilità gestionali superiori. Quindi il primo punto è la scelta del soggetto giuridico, che va dimensionato in base a che tipo di comunità energetica viene ricercata, viene realizzata in quel determinato territorio. Il punto principale, o uno dei punti principali, è che la comunità energetica si costituisce non solo con i soggetti giuridici o con i soggetti che poi materialmente creano gli impianti, che quelli sono degli operatori, ma la comunità energetica sta in piedi con i cittadini, gli operatori, i consumatori, e quindi questo è il vero salto di qualità. Non è un servizio che viene, io parlo da amministratore, presentato dalle amministrazioni pubbliche al pubblico, ma è un servizio che gli stessi consumatori realizzano e gestiscono. Quindi è un salto di qualità dove gli stessi cittadini, gli stessi artigiani, commercianti, piccoli industriali, enti pubblici, enti di vario genere, terzo settore, sono gli attori principali di questo tipo di fenomeno. Ecco, scendiamo un attimo di scala. Perché comunità energetica rinnovabili? Cioè, a che cosa serve? Qual è la potenzialità di questa nuova formula? Per unire dei soggetti, come abbiamo detto, i più eterogenei possibile, che abbiano da scambiare location, perché magari, non so, immaginate una scuola che ha delle superfici incredibili che si possono mettere a disposizione, ma ha un'esigenza energetica molto limitata. La scuola non è energivora. Una scuola può essere benissimo messa in tandem con un condominio che invece H24, essendo un contenitore di residenze, è per definizione energivoro. E quindi ecco lì, questo è un esempio banale, ma che può rendere efficiente una sinergia all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Questi soggetti perché si uniscono? Si uniscono per produrre, per autoconsumare energia, quindi c'è la cessione immediata ai soci di questa associazione
che gratuitamente possono accedere all'energia prodotta dagli impianti da fonte rinnovabile, possono scambiarla tra loro e possono cederla alla rete come un normale contratto col GSE di un impianto fotovoltaico. Quello che non consumi sul posto puoi cederlo alla rete, e le tariffe che sono state promesse poi adesso il Presidente ci parlerà del decreto, sono particolarmente incentivanti, cioè il GSE comprerà l'energia prodotta dalle comunità energetiche rinnovabili a condizioni particolarmente interessanti, condizioni che faranno sì che l'ammortamento degli impianti, il tempo di ammortamento degli impianti si accorcerà ulteriormente. Quindi oggi è molto più conveniente fare un impianto fotovoltaico in un contesto di comunità energetica rinnovabile che fare un impianto da privato sul tetto della propria casa o della propria fabbrica. Questo è uno degli elementi che sta trascinando in alto questa opportunità e la sta facendo diventare estremamente diffusa. Diffusa, ma ancora quasi nessuna comunità energetica, vorrei dire nessuna, è arrivata a compimento. Perché, Presidente? Qual è il grosso problema che abbiamo in Italia ancora? Ma, allora, le comunità energetiche sono partite in forma sperimentale, questo è chiaro, come ogni progetto innovativo. E strada facendo tutti abbiamo imparato qualche cosa. Abbiamo imparato qualche cosa noi come operatori, realizzatori, coloro che realizzano gli impianti, i cittadini che vengono coinvolti, ma anche il legislatore. Il legislatore nel corso del tempo ha emanato vari decreti e questi decreti, ogni decreto ha creato uno step in alto, un passaggio in alto nella definizione e nella implementazione e nella sostenibilità di una comunità energetica. Il punto è che ci manca ancora il decreto finale, quello che veramente dà la stura, la partenza alle comunità energetiche di carattere non più sperimentale, ma di carattere reale, di carattere innovativo e di sviluppo. Comunità energetiche che possono, per loro dimensionamento e per loro capacità di attrarre incentivi e autoconsumo e quindi flussi monetari, possono veramente incidere anche nella bolletta dei cittadini, ma anche incidere, come nel nostro caso, che siamo enti pubblici, nella bolletta e nei guadagni di una pubblica amministrazione. Questo decreto ha avuto dei vari problemi, lo stiamo aspettando da forse più di un anno. È necessario che questo decreto venga emanato quanto prima, perché poi le comunità energetiche possano essere collegate in una forma funzionale e redditizia. Non saremo ancora alla parola fine dal punto di vista normativo, dovremo sviluppare ancora e dovremo immaginare modelli nuovi, ma intanto siamo in grado di partire con qualche cosa che veramente serve e realizza anche l'aspettativa economica dei cittadini o delle imprese che si collegano. E quanti impianti avete già realizzato? Fatto 100, perché so che le potenze degli impianti della vostra comunità energetica sono notevoli. E quanta strada ancora vi manca da un punto di vista tecnico? Noi abbiamo circa una cinquantina di impianti da realizzare per 2,2 MW, circa 2,3 MW di potenza. E ne abbiamo realizzati, ne stiamo realizzando circa una metà, sono realizzati, e entro il 31/12 saranno realizzati tre quarti. Entro i primi mesi del 2024 li abbiamo realizzati tutti. Quindi noi siamo pronti per far partire circa una cinquantina di impianti e produrre 2 megawatt, qualcosa di più, di potenza per le nostre comunità energetiche. Bene, spesso, come dicevo, ci chiedono delle informazioni su come realizzare una comunità energetica rinnovabile. Allora, come si diceva, si parte da un insieme di realtà anche molto eterogenee, che si associano su un progetto, che è appunto quello della comunità energetica rinnovabile, e si recano da un notaio
e costituiscono questa associazione. E dopo aver composto questa associazione, che avrà comunque il suo organo di dirigenza, avrà la sua presidenza, come tutte le associazioni, e bisognerà definire un'area di intervento di questa comunità energetica rinnovabile. Quindi si definirà la lottizzazione di quest'area della CER, e come si definisce? In un modo molto semplice: una comunità energetica rinnovabile può esistere solo se dipende da una cabina primaria, e questo per ragioni tecniche. Quindi può essere anche molto molto estesa, ma tutti i soci di questa associazione devono servirsi da un'unica cabina primaria, che sarà poi il centro tecnologico di questa comunità energetica rinnovabile. Terzo passo: ogni socio, che sia un singolo cittadino, un istituto religioso o un grande magazzino di distribuzione, dovrà dotarsi di una macchinetta, che è uno smart meter, che misura in tempo reale quanta energia succhia dalla comunità energetica, quanta energia cede e quanta energia succhia direttamente dalla rete. Questo serve per gestire un computo, diciamo, puntuale di tutte le movimentazioni energetiche all'interno della semplice comunità energetica rinnovabile. E è arrivato anche il dottore Buzzini, bene, ben arrivato, si accomodi. Dottore Buzzini è il CEO di Met Energia, che è una grande realtà, è una energy company con sede primaria in Svizzera, e che ci parlerà da un punto di vista di un'azienda energetica qual è diciamo il loro approccio e qual è la loro visione, ma ne arriveremo fra un attimo. E grazie a queste macchinette dello smart meter si potrà poi gestire, dicevo, in modo puntuale tutta la movimentazione energetica all'interno della comunità, e quindi in termini di produzione, di autoconsumo, di cessione alla rete e di prelievo dalla rete stessa. Dottore Buzzini, la vostra azienda sta per entrare, come dire, a gamba tesa nel mercato delle comunità energetiche rinnovabili, devo dire, come altre aziende che si occupano di servizi energetici in Italia. Qual è la vostra aspettativa? Che cosa vi immaginate? Cosa vi aspettate da questo tipo di nuovo asset? Bene, bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi scuso per il ritardo dovuto all'impossibilità fisica di accedere in fiera, almeno nel momento in cui sono arrivato io, per il numero di persone che ci sono. Allora, le comunità energetiche sì, sono un tema nuovo e affascinante. Stiamo entrando in questo mondo, in questo mercato. La domanda che tutti gli operatori si pongono è: quanto sarà grande questo mercato, quanto varrà questo mercato o questo modo nuovo, diciamo, di coniugare la generazione di energia elettrica e il consumo contestuale e all'interno di una comunità, di un gruppo di individui o soggetti giuridici. Il punto di partenza è sicuramente quello che viene definito nel PNRR, quindi un contributo di 2 miliardi di euro a fondo perduto che va a coprire il 40% degli investimenti in comunità energetiche e gruppi di autoconsumo all'interno dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Dottore Buzzini, come si fa? Spieghiamo ai nostri
ascoltatori, come si fa ad accedere a questo contributo? Com'è possibile? Qual è il meccanismo? Perché magari tutti sono interessati. Allora, nella realtà dei fatti poi i meccanismi di dettaglio non ci sono ancora, perché siamo in attesa di un decreto che per adesso è stato emanato solo in bozza nel febbraio del 2023 del regolamento tecnico da parte del GSE. Che cosa significa comunque fare una comunità energetica oggi e avere accesso anche a questi importanti incentivi? Significa coniugare un punto di produzione, un'unità di produzione rinnovabile, ovviamente, quindi tipicamente si tratterà del fotovoltaico su tetto o su terreno, poco importa, con più di una unità di consumo. Quindi il soggetto sul tetto del quale viene installato il fotovoltaico e almeno un altro soggetto che sia in una zona di prossimità. Prossimità in realtà molto ampia, perché stiamo parlando di soggetti che sono all'interno, diciamo, dentro il perimetro della stessa cabina primaria di distribuzione. E quindi potenzialmente diversi comuni, quasi province. Quindi come si fa? Bisogna avere un'unità di produzione e diverse unità di consumo. Dopodiché bisogna associarsi in una comunità energetica, associazione che si può fare in svariate forme, cooperative, associazioni e altre forme che sono oggi allo studio, e quindi ci vuole un atto legale, formale, per creare la comunità energetica, che è un po' anche la sfida, perché non esiste oggi una metodologia unica o preeminente, diciamo, per farlo. È un accordo tra privati, sostanzialmente. Oh, la cosa che a me interessa in modo particolare è chiedere a un operatore come voi che tipo di aspettative di mercato. Voi avrete fatto sicuramente delle vostre analisi interne per capire il potenziale sviluppo dal vostro punto di vista di questo nuovo mercato, e quali aspettative come volumi vi aspettate dalle comunità energetiche rinnovabili in Italia? Voglio ricordare che le comunità energetiche sono un evento di grandissima novità al mondo, esistono solamente, ma in forma molto più limitata, in Spagna, e quindi queste potenziali comunità energetiche rinnovabili sono osservate da tante realtà internazionali, perché potrebbero essere veramente l'uovo di Colombo per far partire ulteriormente le rinnovabili. Ecco, voi che cosa vi aspettate da questo mercato? Allora, direi che partendo da quel numero che abbiamo dato prima, quindi degli incentivi del PNRR, ho visto stime che parlano di arrivare a una capacità installata di 5 gigawatt, quindi 5 milioni di kilowatt di capacità installata, con la realizzazione di 40.000 tra comunità energetiche e gruppi di autoconsumo entro il 2030. Queste sono stime del Politecnico di Milano, mi sembrano molto ambiziose nella realtà dei fatti, però fanno capire che il progetto è potenzialmente grande e in qualche modo davvero rivoluzionario. In primis per la possibilità di coniugare in modo efficace la produzione e il consumo nella stessa zona, e poi anche per gli incentivi che sono stati messi a disposizione, che non solo fanno riferimento a questi contributi a fondo perduto, ma anche a un incentivo monetario espresso in euro a megawattora, che sarà oggetto del regolamento del GSE di cui parlavo prima. Ecco, parliamo di potenze molto importanti, anche se, come dice lei, mi sembra particolarmente ambizioso questa prospettiva, ma parliamo di una quota parte del futuro mix energetico davvero importante. Cioè, se oggi più del 40% dell'energia elettrica prodotta in questo paese è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, questo booster delle comunità energetiche rinnovabili potrebbero davvero ulteriormente fare
una grande differenza e potrebbero essere lo strumento per farci rispettare questo ambiziosissimo obiettivo che ci pone l'Europa al 2050 di una società net zero, cioè di una società a impatto carbonico pari a zero, che insomma sono discorsi particolarmente ambiziosi. E a livello economico un'azienda come la vostra prevede dei ritorni importanti da questo nuovo asset, oppure lo vedete come una, ancora come una nicchia e quindi come tale diciamo relegarlo a un'attenzione limitata? Allora, qui il discorso è complesso, perché intanto la direttiva Clean Energy Package del 2019, che ha istituito le comunità energetiche, non prevede la presenza di operatori del settore energetico dentro le comunità. Quindi noi, come Meta Energia Italia e gli altri operatori del mercato, non possono essere parte di una comunità energetica oggi. Quindi che cosa possono fare però? Possono fare l'organizzazione, diciamo, della comunità energetica, quindi possono chiaramente investire o coinvestire nell'impianto o negli impianti di produzione di energia rinnovabile, possono aiutare nell'ottenimento del finanziamento e possono fare la parte di gestione, che non è semplice, non è banale, quindi con tutto quello che riguarda il rapporto con il GSE, la misura e quant'altro. Infine possono, e lo fanno, avere la relazione diretta con i clienti finali e gestire i flussi di produzione dell'impianto, quindi tutto quello che eccede l'autoconsumo della comunità stessa. In questo momento è difficile fare un business plan, diciamo, sul tema delle comunità energetiche, perché mancano ancora dei pezzi importanti della regolazione. Arrivando poi, quando si arriverà a un numero importante, 5 gigawatt eccetera, quello sarà tutto tranne che un business di nicchia sostanzialmente. Attaccati a quei 5 gigawatt, secondo queste stime, ci saranno più di 1 milione di clienti finali residenziali. Quindi è un business, anche un business, potenzialmente estremamente interessante, e per il singolo consumatore finale è sicuramente una cosa molto interessante. Si parla, per dare un'idea a tutti, di incentivi che vanno tra i 90 e i 110 euro a megawattora autoconsumati per chi si associa a questo tipo di progetto. Quindi il cliente finale è quello che sicuramente guadagnerà di più dall'istituzione delle comunità energetiche. Ovviamente poi si tratta di costruire il meccanismo per cui qualcuno deve costruire l'impianto, qualcuno deve finanziarlo, qualcuno deve gestirlo e così via. Bene, abbiamo parlato del valore della comunità energetica rinnovabile in termini di potenziale diffusione, sarà uno strumento che diffonderà ulteriormente la produzione da fonte rinnovabile. C'è un altro valore che a mio giudizio è ancora più importante, del quale si parla molto poco, che è un valore sociale. La comunità energetica rinnovabile è un fenomeno nuovo nel grande mondo dell'energia, perché dà la possibilità per la prima volta di accedere a un concetto nuovo di condivisione. Siamo abituati a condividere mezzi per la mobilità, a condividere abitazioni, a condividere strumenti e servizi. La comunità energetica rinnovabile dà modo di gestire l'energia come un fattore di condivisione, e questo ha non solo un valore, come dire, pratico, ed è intuitivo questo, ma anche un valore insito sociale molto importante, perché va ad impattare e a rispondere a dei problemi di cui si parla molto poco, ma di cui l'Italia soffre molto, che si chiamano povertà energetica. La povertà energetica è una delle piaghe che sta diciamo tormentando la nostra società,
e che potrebbe almeno in parte essere risolta dalla condivisione dell'energia. E vorrei tornare alla grande comunità energetica friulana, chiedendo al suo presidente, al dottor Bottoni, il vostro è un territorio incredibilmente interessante anche da un punto di vista di tutela ambientale e di valorizzazione paesaggistica. Ecco, io ho letto nel vostro statuto e nei vostri documenti che voi avete intrapreso questa strada della comunità energetica rinnovabile anche per farla diventare uno strumento di incentivazione e valorizzazione del territorio. Ecco, questo è un altro elemento particolarmente importante che vorrei che lei ci raccontasse. Allora, quello che è interessante delle comunità energetiche è che sono uno strumento che può essere riempito con tantissimi contenuti. Noi siamo partiti 3 anni fa, come dicevo prima, immettendo nelle comunità energetiche alcuni contenuti, e strada facendo ne stiamo mettendo sempre di più e sempre di nuovi, proprio perché questa flessibilità e questa novità anche di questo strumento permette, con un po' di, quando lo strumento viene capito, permette di essere riempito veramente con tantissimi contenuti, tra i quali quelli che accennava il dottor Spagnolo adesso, i contenuti sociali. Noi siamo, vediamo la comunità energetica da parte dell'ente pubblico, e quindi l'ente pubblico ha come suo compito il compito sociale, quindi lo sviluppo economico, lo sviluppo territoriale, ma anche la considerazione dell'aspetto sociale. Ebbene, la comunità energetica, creando in virtù dell'autoconsumo che i comuni sulle strutture comunali avranno a loro disposizione, abbatteranno quelle che sono i costi normali, costi di cassa del comune per il pagamento delle utenze e delle bollette, e questi risparmi potranno anche direttamente dal bilancio essere destinati a precisi e puntuali interventi. Interventi che possono essere sia per la mitigazione della povertà energetica, sia pure per la mitigazione anche degli aspetti sociali, quindi un aiuto sociale a persone particolarmente bisognose individuate dall'amministrazione comunale, sia anche per progetti di sviluppo territoriale. Come appunto accennavi, il nostro è un territorio caratterizzato da si chiama comunità collinare, quindi il nome stesso indica la presenza di colline. Le colline sono spazi verdi solcati da acque, da fiumi, fiumiciattoli, da boschi, da piste forestali, piste ciclabili, da un contatto che l'uomo ha con la natura, particolarmente intimo e particolarmente rilassante e particolarmente intenso per come la vediamo noi. E quindi decarbonificare il nostro ambiente, e il nostro ambiente è un ambiente green, e quindi puntare su un turismo di carattere ambientale, trova nelle comunità energetiche un altro motivo di riempimento di questi contenuti che si diceva, perché la stessa decarbonizzazione, quindi l'utilizzazione di energia pulita, poi porterà alla soluzione di evitare o eliminare o diminuire il consumo fossile. Inoltre, al tema delle comunità energetiche è legato anche il tema della mobilità elettrica, un altro contenuto interessante che può essere inserito, e infatti noi l'abbiamo inserito perché dotiamo le amministrazioni comunali che fanno parte del progetto RecoCer, questo progetto che prima indicavo, che porterà alla costituzione di circa una 50 di impianti fotovoltaici, saranno pure collegati a una rete di mobilità elettrica costituita da auto elettrica e costituita anche da biciclette elettriche, che poi potranno essere noleggiati al turista, le biciclette elettriche noleggiate al turista. Quindi la comunità energetica è, noi la vediamo come un punto di partenza di una serie di contenuti che poi possono essere modulati a seconda delle esigenze. Bene, e volevo in ultima analisi chiedere ai miei ospiti, da un punto di vista imprenditoriale e da un punto di vista amministrativo, perché loro rappresentano questo, se poteste interloquire in questo momento con il ministero di riferimento, che cosa potreste chiedere
visto che stiamo aspettando da mesi oramai questo decreto, ma che cosa ci vorrebbe che potesse in qualche modo velocizzare lo sviluppo di questo nuovo asset? Ingegnere Buzzini. Ma allora, l'aspetto chiave secondo noi è quello a cui accennavo prima, cioè quello della struttura della comunità energetica, della scatola legale che sarà la comunità energetica. Noi chiediamo che una società di capitali, un SRL, un SPA, possa diventare una delle scatole legali dentro le quali che possano servire a fare una comunità energetica. Perché questo? Perché alla fine c'è un aspetto chiaramente di condivisione della commodity energetica, ma c'è anche un aspetto di investimento importante che necessita di un controllo di quello che succede all'asset, a quello che è stato costruito, quindi all'impianto. E quindi secondo noi questo darebbe, tra le varie alternative, ma darebbe più chiarezza e più capacità di controllo ai soggetti, chiunque essi siano. Abbiamo detto non devono essere operatori energetici, che però dentro la comunità energetica sono quelli che fanno l'investimento. Presidente Bottoni, voi che cosa potreste chiedere? Sì, condivido. Allora, sicuramente il decreto attuativo che stiamo aspettando dovrebbe arrivare veramente in tempi rapidi, perché noi per esempio abbiamo impianti fermi che non colleghiamo in attesa dell'arrivo di questo decreto. È necessaria una semplificazione generale, nelle procedure di allacciamento, nelle procedure GSE, nelle procedure di accreditamento e in tutto quello che è la parte burocratica della comunità energetica. Ed è essenziale, come accennavi tu prima, trovare dei soggetti giuridici di una certa dimensione, perché per esempio noi abbiamo o stiamo realizzando, e fra poco li avremo realizzati, circa una cinquantina di impianti. Con la normativa attuale questi impianti si collegano alla cabina secondaria, il che vuol dire che su 50 impianti dobbiamo fare 50 comunità energetiche, dobbiamo fare 50 associazioni non riconosciute con 50 organi amministrativi, 50 bilanci e 50 persone che poi si occupano a ripartire gli incentivi. Questo non starà mai in piedi, non può stare in piedi. Già il decreto che stiamo aspettando, che sappiamo il testo ma non abbiamo ancora l'ufficialità, sposterà le cabine primarie. Questo vorrà dire, facendo il nostro esempio, che potremo realizzare 4 comunità energetiche, perché noi sul nostro territorio abbiamo 4 cabine principali. È lo stesso poco, perché 4 comunità energetiche comunque vuol dire 4 organi, 4 bilanci, 4 organi di gestione. Dobbiamo arrivare alla comunità di territorio, in cui ne facciamo 1, 2, 3, poche in un territorio molto vasto. Queste possono entrare. A quel punto sarà necessario anche una regolamentazione di un soggetto giuridico che abbia anche i mezzi, le risorse umane, le risorse economiche, le risorse tecniche per poter gestire una realtà grande. Ma quando la realtà sarà grande e la realtà grande diventa virtuosa, perché poi coloro che si collegano alle comunità energetiche possono essere a loro volta anche produttori, quindi non solo i consumatori, ma la comunità energetica si collegheranno altri produttori, quando la realtà diventa grande diventa virtuosa. Questa sarà la scommessa delle comunità energetiche e questo sarà il loro successo o il loro insuccesso. Se diventano grandi e virtuose sarà un successo annunciato, se però restano come sono adesso sarà purtroppo un insuccesso annunciato. Bene, queste sono davvero delle proposte molto molto interessanti, che noi magari ci prenderemo l'onere di riportarle al Ministero, perché poi un po' anche questo è il nostro compito. Sia di allargare alle società di capitale, sia allargare alla dimensione oltre la cabina primaria, che mi rendo conto può essere una limitazione. Se ci sono delle domande per i nostri ospiti possiamo approfittare della loro presenza, se non ce ne sono io approfitto per ringraziarvi per la vostra cortese presenza. Ecco, c'è. Allora, se si avvicina, purtroppo l'inquadratura è bassa, e ecco, magari... Allora, buongiorno, volevo chiedere un attimino chi è che potrebbe fare consulenza in merito alla realizzazione delle comunità energetiche.
C'è qualcuno che può dare consulenza in merito a queste costituzioni? Beh, qui allora mi sento di rispondere io prima dei nostri ospiti, perché esistono molte realtà, alcune delle quali ve le possiamo segnalare noi stessi, che si stanno occupando su tutto il territorio nazionale di offrire dei pacchetti di consulenza organizzata solo per le comunità energetiche rinnovabili, diciamo omnicomprese, che riguardano dal come si realizza un'associazione a tutta una serie di problemi tecnici. Però vi prego poi di integrare quello che ho detto. È così, ci sono plurimi soggetti, noi per esempio siamo un soggetto tra quelli che possiamo fornire la consulenza. Il nostro tipo di consulenza è più targato e tarato sull'ente pubblico, facciamo qualcosa anche sul privato, ma credo che siano molti i soggetti attualmente che il mercato può proporre. Rebuzzini. Beh, a riprova del fatto che i soggetti sono molti, scrivo anche la mia società tra quelli che possono dare questo tipo di consulenza. Il nostro lavoro è esattamente entrare a vedere se ci sono già dei progetti, partendo probabilmente più dall'unità di produzione e cercare con gli sponsor del progetto di verificare le condizioni per la creazione di una comunità energetica, occupandoci poi di tutto quello che ne segue. Quindi comunque confermo, i soggetti sono tantissimi, ne avete tre o rappresentanti di tre soggetti solo a questo tavolo. Come? Quindi la mia azienda Met Energia Italia. Quindi le opportunità sono molte, ce ne sono moltissime sul mercato. Fra le tante mi sento di consigliarvi una presenza che ha un'esperienza radicata, che è quella della Recocher, che è quella della comunità energetica rinnovabili, ma un'azienda come Met Energia può sicuramente rispondere appieno a qualsiasi tipo di impianti. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora i nostri telespettatori che ci stanno guardando in grande numero sui nostri canali, e vi do l'appuntamento per il prossimo step del nostro palinsesto qui alla Piazza dell'Innovazione di rinnovabili.it. Grazie.